Eccala, eccala. La chioma corona. La corona chioma, la chioma corona, no? È quella chiamatori durante il corona. Allora, reduce dalla bella doccia. Non ho capito perché quando sei entrato mi ha detto che fine avevi fatto. Un dettaglio, insomma. Quasi ci si perde nel tempo. C'è tanto tempo libero, c'è tanto tempo per se stessi. Non troppo, tanto, perché ci vuole rispetto. Nella vita ci vuole rispetto. L'intelligenza non la vendono nei negozi, questo è chiaro, ormai è assodato. La maggior parte delle persone al 9x8 ma in crisi. 9x8. E non fa 64. Fa 64. Perché continua a vedere un po' di gente in giro. Un pochino troppa. Forse non è chiaro il concetto. Non è chiaro il concetto che questa è una cosa seria. Non è come qualche testa di cazzo. È una febbretta. È una influenzetta. Sì, infatti. Io penso che ci vuole innanzitutto rispetto per chi sta male, per chi è morto. Ci vuole rispetto per chi sta in prima linea, veramente, infermieri e medici, che c'è da levarsi noi il cappello. 7.000 cappelli. Perché se non fosse chiaro, i medici e gli infermieri, se positivi al virus, devono lavorare, non possono, devono lavorare. Vengono esentati solo quando arrivano le complicanze. E allora ci vuole rispetto. E allora non devi andare in giro, perché se vai in giro rischi di infettare, di infettarti e di fare altri malati e di andare a rompere i coglioni a me, a lui, a lui, a lui, a lui, a lui che stiamo a casa, al Sistema Sanitario Nazionale, al paese, che ne devi stare a casa. Perché se non fosse chiaro ancora il concetto, e poi parliamo di persone che una volta che entrano in terapia intensiva non vedono più nessuno, non parlano più con nessuno dei propri familiari. E molte volte purtroppo muoiono da soli, senza aver visto mai più nessuno e sentito più nessuno della propria famiglia. Per questo ci vuole rispetto. Non ultimo, che non vorrei rischiare che accadesse ciò, quindi non vado in giro perché non voglio che ciò mi accada. Non mi sento così tanto. Sì, sono tanto, tanto, tanto patriottico, ma prima di tutto voglio che a me e ai miei familiari ciò non accada. Quindi, sì, bravo, se c'è la sera, statela a casa. Perché se non fosse chiaro ancora il concetto, se non sarà sufficiente questa manovra, che è una manovra fatta bene, statevene a casa, ma c'è qualche coglione di troppo che ancora vanno tutti a cuore, tutti in volta, non hai mai corso in vita tua, tutti a cuore, tanto una grande presa per culo, dopo domani smetti, no? Come ricominci a lavorare smetti di cuore, quindi dove, che va a fare? Quando ricominci a lavorare, smetti di cuore. Quindi voglio dire, ricomincia a fare il criceto. E allora dovremmo farlo ancora di più il criceto, perché insomma, se economicamente sarà tosta, lo devi capire da solo che se vai in giro e allunghi i tempi, se sei uno che concorre a allungare i tempi, sarà ancora più tosta. Però vuol dire che sei un subumano e bisogna spiegartene le cose. E purtroppo per i subumani ci vogliono le spiegazioni. Per quelli mediamente intelligenti abbassa il cerebro. E allora te ne devi stare a casa, perché il prossimo passo, perché poi siamo a casa full optional, e con la musica, e con Netflix, e con 8 computer, 12 iPad, e il divano, e il divanone, casa grande, casa piccola, non ha importanza questo, ognuno c'ha proprio, ma stiamo a casa senza far caso, con tutti gli option del mondo, da mangiare quanto ne vogliamo, se fanno 10 minuti di fila e si compra da mangiare, ci lamentiamo che mangiamo troppo, pensa a mio padre che ha fatto la guerra, a un giorno mio padre gli ho chiesto, papà, ma quando c'è stata la guerra, la seconda guerra mondiale, quanto tempo sei stato senza luce, senza corrente, quanto sei stato? 2 anni, non è stata la seconda che è stata meglio, 2 anni senza corrente. Senza da mangiare, dice, non c'era più niente, non c'erano i supermercati dove fa la fila, dove arriva tutto, c'è tutto, c'è il curatello, il padanera, la mozzarella, c'è tutto. E allora noi in questa situazione ci lamentiamo e continuiamo ad andare in giro? Eh sì, bravo, se continuiamo ad andare in giro non finisce più. Allora lì il problema economico diventa grosso, perché un mese lo reggiamo, 2 mesi lo reggiamo, 3 mesi stazzichiamo, 4 mesi in bel casino, 5 mesi per bagno di sangue. Il prossimo passo è che chiudono tutto, chiudono il paese mondo, il mondo paese, il mondo mondo, chiudono tutto, mettono i militari, può uscire una persona sola a famiglia, non per andare a fare giretti, per andare a lavorare, no, solamente per andare a prendere il kit di sopravvivenza. Ci senti le orecchie? Allora, poco male della chioma virus, poco male di stare a casa senza fare mazza, con tutti gli option del mondo. Ti lamenti che mangi troppo e pensa quando ci stava la guerra,
e pensa quando stai in terapia intensiva e snazzi la mano, che Parkinson questo? No, perché non mi sto nervosito, che mi nervosisco mai. Però porca, tra 20 giorni passano, 25 giorni passano, un mese passa, e sì, bravo, stattene a casa, che se no mi sta a venire il Parkinson. Bella per te, snaus! Viva la vita!